Si fa semplicemente legando anche in questo caso il possesso della televisione al vero Ma non c'è il utilizzatore, bollettino, però c'è. in questo caso qua i decreti attuativi sono pronti, Ah, bene. tutte, no, i decreti attuativi sono pronti, sono al parere del Consiglio di Stato e dell'autorità per la privacy. Là dentro ci sono scritti tutti questi tecnicismi e ci sono le soluzioni per ogni tipo di problema. Bene, bene. Maurizio Belpietro. Non vedo insuperabile ogni speriamo ogni che sia che viene Belpietro, no, poi Bea è una domanda per lo nostro. Prego, Belpietro. Beh, se sta zitto. Ma innanzitutto io penso, mi scusi, che un parlamentare della Repubblica, quando si presenta in una trasmissione televisiva, non debba mentire ai telespettatori o anche ai soltanto agli italiani. Ma sarebbe la menzogna? Che non si può dire che non è cambiato niente, perché è cambiato tutto. Ha ragione, tutto è cambiato, divinito, non si può venire in una trasmissione canone, a dire ragione, una stupida. Stia zitta, abbia pazienza, ma non dica stupidaggini. Stia zitta, stia zitta, non può dire stupidaggini. Fino all'altro giorno, chiunque mi faccia parlare, lei ha parlato, voglio parlare io. Non dica delle bugie, delle falsità. Direttore, allora facciamo una cosa. L'onorevole Morani la fa parlare, abbia pazienza. Ora lei parla e non si arrabbia. Prego, direttore. Ecco, mi faccia parlare. Vada. Benissimo. È agitato, allora, fino all'altro giorno gli italiani pagavano con un bollettino il canone e lo pagavano quelli che avevano la televisione. Oppure quelli che volevano evadere, evadevano e il fisco, anzi la RAI, l'agenzia delle entrate, doveva rintracciare quelli che non pagavano. Adesso che è successo? Quelli che non hanno la televisione, quelli che non la guardano, devono certificare ogni anno che non ce l'hanno e se sbagliano a certificarlo, se lo dimenticano oppure non va bene, devono pagare uguale anche se la televisione non ce l'hanno. Non è la stessa cosa, è un imbroglio perché si è scaricato sul contribuente. La risposta poi vi dirò bene. La prova, il diritto della prova, devono provarlo loro, è il contrario. Guardi perché. Lo capisce anche un bambino, no? No, no, ma lo capisce. Forse lo non lo capisce un lo parlamentare. Capisce anche, no, sciocchezze. Calmiamo tutti, Belpietro la lasci replicare, prego. Lo capisce anche un bambino che rispetto al governo che lei sosteneva, la cosa fondamentale che è cambiata è che noi abbiamo diminuito il canone rispetto al governo Berlusconi che lei naturalmente per cui tifava e lo capisco. Dopodiché cosa parla? No, le dico le cose come stanno, dopodiché questo è un governo che fa la lotta anche all'evasione fiscale, cosa che il suo governo non faceva, e il nostro principio è che devono pagare tutti per pagare meno. Quindi guardi, io non faccio il parlamentare, io da lei, ma meno male, di io da lei non prendo, io fa arrabbiare, lei così, non prendo lo fa lezioni, sui fatti, okay? O su ciò che bene, non è vero. Oliviero, risponda sui fatti. Oliviero Bea.